questo numero del Salus TG, al via la 20ª edizione della Race for the Cure, il ministro della salute e il mio impegno per eliminare o ridurre il super ticket, scoperta nuova forma di demenza che mima l'Alzheimer. Torna a Roma la Race for the Cure, la corsa in rosa per la prevenzione del cancro al seno, che quest'anno compie 20 anni. L'edizione 2019, dal 16 al 19 maggio al Circo Massimo, presentata al CONI, si arricchisce di nuove iniziative. Per la prima volta la corsa in rosa si svolgerà in contemporanea con quella di Bari. Dal 2000 a oggi Common Italia ha investito più di 17 milioni di euro in oltre 850 progetti per la salute delle donne. Ci sono più di 2 milioni di donne che nel mondo ogni anno si ammalano di tumore del seno, e per quanto sia una malattia altamente curabile ce ne sono ancora tante che non ce la fanno, e noi stiamo cercando da 20 anni di dare un contributo proprio per fare in modo che questa malattia possa diventare una malattia sempre curabile. Sulla possibilità di abolire il super ticket in sanità, l'idea è quella di partire dalle fasce più deboli, cercando anche di prendere soldi da aree in cui stiamo provando a risparmiare, come con la riformulazione del prontuario farmaceutico. Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, durante il suo intervento a una trasmissione radiofonica. Non arriveremo ai 600 milioni necessari per abolirlo, ma tra qualche spazio di risparmio che stiamo aprendo e qualche copertura che troveremo, adesso possiamo provare. Non posso dare la garanzia, ma posso dire che questo è un mio impegno importante. Scoperta la nuova malattia neurodegenerativa, ribattezzata LEIT, che colpisce gli anziani e mima l'Alzheimer, causando un elevato numero di diagnosi non corrette. Fino a un terzo dei presunti casi di Alzheimer potrebbe essere infatti dovuta a questa nuova malattia, individuata grazie a una collaborazione internazionale tra scienziati. A causarla l'accumulo della proteina TDP43 nel cervello, condizione presente in ben un anziano su 5 dopo gli 80 anni, e che porta ad alterazioni della memoria e delle abilità cognitive simili all'Alzheimer, ma più lente.